Costruttori di umanità, un nome, un titolo quest'anno che la dice lunga su quelli che saranno i temi affrontati, dal conflitto alla pace fino alla sanità, tutti i temi attuali. Tutti i temi attuali in un tempo che sembra inesorabilmente soprattutto di distruzione di cose, di vite, delle certezze, la pandemia che ancora ci assedia, la guerra che accresce le incertezze economiche di quadro per il nostro tempo, oltre che essere la tragedia che è, e però c'è un altro, dentro ogni vicenda scura c'è sempre l'inizio anche della soluzione, dell'uscita. E io credo che questo sia bene sottolineare, farò qui, da Matera, parlando al nostro sud, all'Italia intera, all'Europa, in un momento davvero drammatico. Il senso fondamentale è questo, la partecipazione, che non è un assistere, che non è un sentire. Partecipare significa sentirsi protagonista e condividere dei contenuti dove, ritornando a casa, ritorno anche con la convinzione che io posso fare qualcosa. E quindi c'è un messaggio forte che parte da Matera, città del pane, con il congresso eucaristico, da Matera, città della pace, con questa 3 giorni incastonata esattamente nella festa della Madonna della Bruna. Siamo contenti anche quest'anno di aver portato nella nostra terra delle personalità che sono quelle che poi determinano i cambiamenti.